posso partire, me lo dici io. Anche questo è già attivo? Non lo so. Vabbè. Io devo dire. Posso andare? Ah, buongiorno a tutti. State zitti. Io sono un professore cattivo. Allora, io vi do il benvenuto e devo dire, sono passati circa 2 anni, mi pare che la precedente conferenza organizzata da Amedeo si sia tenuta il 15 giugno del 22. Allora, io mi piacque molto e sono contentissimo che siate di nuovo qui, almeno alcuni di voi. E l'argomento è simile ma non identico. Quella era sulla l'agricoltura sostenibile. Io mi sono andato a rivedere lo scambio di mail che ho fatto con Amedeo e mi aveva invitato a fare questo che sto facendo adesso. Questa volta mi sono invitato da solo, quindi, perché mi è piaciuta l'arte, e gli rispondevo: caro Amedeo, ho apprezzato moltissimo il programma del tuo convegno e se tu fossi d'accordo mi offrirei di fare un saluto iniziale. Lui era gentile, ma mi ha assunto come salutatore. Grazie ancora per quel che fai per la nostra Accademia. A presto, Corrado. Allora, questa volta mi sono autoinvitato, quindi non c'è stato bisogno della sua proposta. E io vi ringrazio molto e ringrazio anche soprattutto Amedeo, che abbiamo poi creato una piccola frequentazione, diciamo, estiva, perché ci siamo incontrati al mare. E devo dire, chiaramente voi toccate temi che sono adesso caldissimi, insomma, è inutile che ve lo dica io, sia dal punto di vista della politica spicciola, abbiamo i trattori, le cose. Quindi io non vedo l'ora di sentire le vostre cose, cercherò di stare tutto il tempo, per quello che capirò, perché io faccio un altro mestiere, però a sentire, perché insomma, l'altra volta mi piacque molto. Se mi dovessi assentare per una mezz'ora, perdonatemi. E do la parola quindi a persone molto più competenti di me, e in particolare ad Amedeo, che introdurrà, credo, il convegno. Grazie. Grazie Presidente. Sì, comincio anch'io con i ringraziamenti, perché ho da farne, insomma, innanzitutto ai relatori. Siamo qui per sentire loro, ovviamente. Ma al pubblico che è qui presente, ma mi risulta, ora io non mi sono informato, ci sono comunque delle persone collegate e immagino numerose, perché insomma questo è diventato il nostro modo di seguire le attività. Si fa molto in collegamento, si sente, sì, anche di fondo, sì, no, perché ho la voce bassa. E, però dopo questi ringraziamenti, consentitemi di fare un ringraziamento particolare al Presidente Corrado De Concini, che ha mostrato questa sensibilità. Lui ama avere sempre una sottile ironia, da ottimo matematico qual è, ma veramente si è molto aperto in questa direzione,
poco meno di 2 anni fa, con quella giornata legata alla sostenibilità, ci aveva l'Accademia della Crusca ci aveva dato un consiglio. Guardate che facemmo una giornata di inizio anno accademico a Firenze dedicando tutto quell'anno alla sostenibilità, invitando alla prima conferenza l'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca ci aveva detto in maniera chiara, guardate che questo termine sostenibile non è definibile, non si sa bene che cosa voglia dire. Però voi sapete che certi attributi si affermano, certi anche sostantivi si affermano e vanno avanti al di là di quello che pensano magari i linguisti. È così, accade così. E quindi in quell'occasione parlammo a lungo di agricoltura sostenibile. D'altra parte, sostenibile è il termine usato dal ministero nostro, ma nei documenti europei si fa altro che parlare di sostenibilità, eccetera. All'interno di quello abbiamo per quest'anno, di nuovo appunto ripeto, voglio ringraziare la sensibilità del nostro presidente, ricavato, come dire, un argomento particolare che è questo dell'agricoltura rigenerativa. Di questa non parlo perché gli esperti sono qua e li sentiremo tra breve. Ma oltre al ringraziamento al presidente, devo dire io sono stato fortemente aiutato da tutto il team di segreteria dell'Accademia, quindi di nuovo ringraziamento al presidente per questo, ma anche tutto il team lo ringrazio, uso un nome, quello della nostra neo segretaria che è Valentina Evangelista, e le altre ora non mi ricordo il nome, ma che ringrazio sentitamente. Quindi dopo i ringraziamenti dobbiamo entrare, due parole, non credo parlerò a lungo, se poi dovessi parlare a lungo non c'ho qui quel famoso prete, disse al sacrestano, senti se vado troppo a lungo dammi un tiro alla tonaca così so che devo smettere. Io non ho un sacrestano qui, ma insomma qualche segnale mi dica basta, perché può darsi che mi prenda la parola, può darsi, non è detto, in genere sono molto veloci. Però ecco, siamo grande errore demolire l'agricoltura. Questa espressione fu usata nel 2015 dal presidente dei Giorgofili, che non era più presidente, dopo una presidenza durata 30 anni, Franco Scaramuzzi chiese all'allora presidente Giampiero Maracchi di consentirgli la prolusione. Maracchi acconsentì e Franco Scaramuzzi dette questo titolo alla sua prolusione. Ma perché mai Franco Scaramuzzi voleva quasi chiudere una carriera, quasi, no? Aveva, credo avesse già compiuto giù dei 90 anni, quindi insomma chiudeva un po', no? E volle esprimere questo grido di dolore perché aveva notato, si riallaccia, figuriamoci, alla protesta dei trattori, se volete, che una serie di politiche, tutte quelle regionali, perché con la delega alle regioni l'assessore all'agricoltura ha importanti strumenti, quindi c'era una serie di distrazioni secondo Scaramuzzi da parte delle politiche regionali, da parte di quelle nazionali fino ad arrivare a quelle europee, tutta una serie di distrazioni che non tenevano di conto la peculiarità dell'agricoltura italiana. Di Franco Scaramuzzi si possono dire molte cose, ma comunque era ritenuto tra quei, insomma, entravano in una mano. I grossi esperti dell'agricoltura erano poi mica tanti e potevano parlare tranquillamente intendendosi con gli agricoltori. Erano pochissimi. E lui con questa forza sentì dire questo, ecco. Purtroppo, diciamo, il piccolo volo pindarico voglio fare con voi
che era successo qualcosa di estremamente importante. Chi come me è nato in un borgo rurale, possiamo dirlo, è un capoluogo di provincia Grosseto, ma insomma chi abbia visitato già da qualche decennio quella zona della Toscana sa che oltre all'agricoltura, oggi no, è ora in questo momento no, perché Grosseto è una capitale del turismo estivo, se vogliamo, ci mancherebbe, ma a quei tempi, quando io ero un ragazzino che batteva le strade, soprattutto il corso grossetano, la famosa vasca, su e giù, e c'era poco altro. Non è come ora che la città entra in campagna, con tutta quella specie di Disneyland che abbiamo creato nelle campagne attuali. Era la campagna che entrava in città, assolutamente. E si sentiva, se uno avesse avuto difficoltà di vedere, ma dagli odori si sentiva quello che succedeva in campagna, in città. È l'evento più grande della città. Dico queste cose non perché voglio parlare di Grosseto, ma perché è una rappresentazione di quanto accadeva in Italia. La giornata più importante era il giovedì, perché era il mercato. Ed era il mercato. L'intero contado arrivava con i calesse. Quando da casa vidi la prima macchina fu l'annuncio. C'è una macchina, perché erano tutti calessi tirati. Sembra di... Quando parlo, i giovani mi guardano e dicono questo deve aver dato di testa. No, era così, incredibile, ma era così. Quindi c'è stata una mutazione antropologica, non è uno scherzo. Cioè, noi siamo passati da gli ultimi bagliori della civiltà contadina, era ancora quella, siamo poi passati a un'altra cosa. E i sistemi di comunicazione anche loro sono dentro a questa mutazione antropologica, perché rappresentavano l'agricoltura nella televisione. All'inizio c'era una televisione, c'era la Rai TV, c'era quella televisione che aveva una trasmissione dedicata all'agricoltura, abbastanza interessante, si parlava di agricoltura, si parlava di tecnica, si parlava qualche volta persino di scienza. Ma io devo fare appello ai miei ricordi giovanili, quando ero un ragazzino. Poi è cambiato radicalmente, sono arrivate le televisioni, ma non solo Rai e Mediaset, Quando vedete quelle selve di ripetitori in cima a ogni collinetta, quelle sono le varie emittenti, uno strafulmino di emittenti. Poi è arrivato web, internet. Con il rilancio di tutte le informazioni da parte dei social, una nube di informazioni incontrollabile negli Stati Uniti, abolirono la legge sul controllo, perché ormai non era più possibile controllarlo. Da lì partì questo atteggiamento, diciamo, destabilizzante, se vogliamo. E così siamo arrivati che l'agricoltura non è più presentata come agricoltura. Ma se ci fate caso, è avvenuta una cosa quasi folcloristica, direi, perché si presentano tavole imbandite e un gran roteare di calici. Tutti questi, in questi vortici annusano, non si sa cosa annusano, ma annusano. Questa è la situazione. In questa situazione, diciamo, cosa possiamo dire? Ma è complessa la cosa, perché già questo ci mette molta ansia. Dobbiamo, come dire, ricostruire, perché c'è l'agricoltura, c'è l'agricoltura, ma va, come dire, va presentata, va comunicata, c'è da fare uno sforzo incredibile. In un mondo che peraltro, oltre a quelle modifiche che vi ho detto, dal 1900, proprio 1900, 1,5 miliardi di persone, siamo arrivati entro il 2000 a 6 miliardi, oltre 6 miliardi, oggi siamo oltre 8 miliardi, i demografi dell'ONU hanno sbagliato, hanno ammesso l'errore, dissero che saremmo arrivati a 9 miliardi e poi avremmo avuto una rapida discesa. No, andremo a 9, andremo a 10, si supererà a 10, poi entreremo in una fase di lenta discesa. Questo è quanto dicono oggi i demografi dell'ONU. Il pianeta è
troppo popolato. Usiamo questo troppo, perché insomma è troppo consumato, è troppo inquinato. Questa è la situazione. L'agricoltura deve prenderne atto. Lo fa anche con l'agricoltura rigenerativa, dove anche qui ci saranno ovviamente interpretazioni diverse, perché abbiamo chi interpreta diversamente. Noi dobbiamo sapere che le istanze ambientaliste non possiamo negarle, perché sarebbe assurdo, ma dobbiamo farlo insieme alle esigenze produttivistiche. Scusate, grazie. Allora, Presidente, comincio subito. Perfetto. Allora, cominciamo con il primo contributo, che è quello del caro amico Dario Frisio, che ci parlerà di riflessioni sulla sostenibilità economica dell'agricoltura rigenerativa. Allora, buongiorno a tutti. Perché solo riflessioni? Perché vedremo, in realtà è una cosa che è ancora in fieri, per cui gli aspetti economici sono ancora da definire bene. Però credo che il mio compito sia un po' quello di fare da transizione tra l'evento di 2 anni fa e quello di stamattina. Cioè non solamente, non ripeterò quanto detto 2 anni fa, ma mi... Perché non si apre? Si vede? Sì. Ma cercherò di fare un po' di mente locale su quello che è venuto fuori 2 anni fa. Allora, Amedeo ne ha parlato ora. C'è stato nello scorso secolo un incremento della popolazione mai visto prima, ma allo stesso tempo quello che si è osservato è che almeno fino alla fine dello scorso secolo l'incremento della produzione agricola è stato superiore e questo ha consentito una riduzione dei prezzi reali. E questo è un dato. Sappiamo anche che 9, 10, 10 e mezzo, la popolazione comunque è destinata ad aumentare, e quindi anche la domanda di alimenti. Queste sono alcune proiezioni su quello che dovrebbe essere il fabbisogno in termini di superfici. Però sappiamo anche che le cose non sono così semplici. Perché come cresce la produzione agricola? Cresce per diversi fattori. Anzitutto, quello storico, anche storicamente, è cresciuta come espansione delle superfici coltivate. Questo è stato soprattutto un fenomeno dell'Ottocento, la prima metà del Novecento, quindi Sud America, Nord America, Oceania, Africa, anche Ucraina. Meno l'Europa. E poi il miglioramento della qualità di queste superfici attraverso le opere di irrigazione. In Italia abbiamo classici esempi, il canale Cavour, il Villoresi, altre opere, le bonifiche che oggi non si potrebbero fare peraltro, sarebbero vietate. E questo ha consentito di aumentare la produzione, ma non è stato il fattore decisivo. Il fattore decisivo è stato nella seconda metà del Novecento l'intensificazione dei processi produttivi. Cioè la possibilità di utilizzare una maggiore quantità di capitale sotto forma di macchinari, anzitutto, che hanno consentito di sostituire la manodopera che è andata a lavorare nelle fabbriche del triangolo industriale, ma oltre alle macchine anche l'impiego di prodotti chimici per l'agricoltura, oltre che di sementi migliorate. Solo che questo tipo di percorso è finito, per certi versi,
perché la produttività marginale di questi mezzi è ormai arrivata al lumicino, anzi ha determinato in talune situazioni dove questi mezzi non sono stati utilizzati in maniera oculata a dei problemi ambientali seri e soprattutto in certi casi anche un degrado del suolo, del fattore che oggi è limitante perché non ce n'è più di superficie agricola. Quindi che cosa rimane all'agricoltura per poter crescere? Rimane quello che in economia si chiama la produttività totale dei fattori, cioè quella componente dell'aumento della produzione che è riconducibile a un mix tra una riallocazione delle risorse tra chi opera, tra le aziende che operano, ma soprattutto l'incremento della produttività grazie alle innovazioni di tipo tecnologico e gestionale. Questo è il fattore che negli ultimi decenni ha preso il sopravvento. Ha preso nettamente il sopravvento dal 2000 in poi, circa il 77, tre quarti, dell'aumento della produzione agricola è derivato da questa componente, dalla produttività totale dei fattori, con diversi andamenti nelle diverse aree del mondo, anche perché si partiva da situazioni diverse. La Russia e la Cina emergono anche perché la base di partenza era molto scarsa, soprattutto per la Russia dal 91 in poi. Accanto a questo c'è un modello economico, io vi presenterei, che è quello della frontiera delle possibilità produttive. Che cosa ci dice questo modello? Ci dice che noi possiamo arrivare a una certa soglia di produzione, una frontiera per l'appunto, stante le disponibilità di fattori produttivi, e qui in questo grafico sottolineo sia la quantità dei fattori della produzione ma anche la qualità dei fattori della produzione, che in questo momento secondo me è uno dei fattori decisivi per poter spostare la frontiera della possibilità produttiva, insieme alla conoscenza tecnologica, quello che la scienza e la tecnologia ci possono offrire come soluzioni. Altrimenti non potremo mai arrivare a spostare la frontiera delle possibilità produttive intercettando quella domanda di alimenti che la crescita della popolazione richiede. A meno che non fare guerre, di eliminare persone. L'agricoltura poi c'è una questione specifica rispetto agli altri settori produttivi. E cioè che c'è un handicap naturale dell'agricoltura, perché si lavora con organismi viventi, come tali soggetti all'azione di competitor, biotici, di eventi abiotici. Quindi è condizionata dall'ambiente in cui opera e nonché dai mercati dei fattori produttivi e dei prodotti agroalimentari. Allora, la funzione di produzione in agricoltura, cioè il rapporto da quanto si produce e i fattori che vengono utilizzati per produrre, analogamente a altri settori economici, varia per tipo di prodotto, varia nel tempo, quindi cambia col progresso tecnologico, ma l'agricoltura rispetto ad altri settori economici ha una componente che altri hanno molto meno, cioè la componente spaziale. Cioè questa funzione di produzione è variabile anche nello spazio, addirittura all'interno di una stessa azienda agricola. E poi necessita di uno spiccato grado di flessibilità, di adattamento, di capacità di adattamento. Perché se mutano le situazioni dovute al clima, alla presenza, alla infestazione da parassiti, la funzione di produzione va modulata di conseguenza. Cosa che in altri settori economici rappresenta un evento molto, molto raro e poco frequente. Un evento eccezionale, una calamità. L'agricoltura è ricorrente questo. Quindi, oltre ad avere un problema conosciuto da chi è in agricoltura come yield gap, cioè di
distanza tra quello che potenzialmente si potrebbe produrre e quello che in realtà nella condizione specifica, e annuale varie, si può ottenere, perché c'è sempre una differenza dovuta a tutti questi fattori di cui abbiamo parlato. Quindi il problema che bisogna appunto tener conto di questo, c'è un problema di complessità dei sistemi agroalimentari che qualcuno ha cercato di semplificare con la formula dai campi alla tavola, from farm to fork, che è una di quelle, gli slogan che non stanno né in cielo né in terra. Perché? Perché non è così semplice. In realtà i sistemi agroalimentari sono dei network molto complessi che includono tutti gli input e tutti gli output associati alla produzione e al consumo di prodotti alimentari. Aggiungerei che inglobano anche quello che ormai sta diventando un'esigenza, e lo vedremo con l'agricoltura rigenerativa, essenziale, anche dei servizi per l'agricoltura. Cosa che finora c'è stata sì e no, in forma magari più attuata in alcune agricolture, penso all'agricoltura israeliana o quella statunitense. In Italia un tempo con le cattedre ambulanti di agricoltura, poi ispettorati agrari che però negli ultimi decenni si sono ridotti a degli uffici di burocrazia senza alcuna competenza specifica sull'agricoltura, quindi assolutamente inidonei a fornire servizi di consulenza agli agricoltori. Anche questi variano nel tempo e nello spazio, e questi sono costituiti da questi network, tra l'altro riguardano anche una rete di rapporti, cioè il fattore personale che secondo me c'è in tutte le sfere economiche, cioè in tutte le attività economiche, è essenziale, dovremmo recuperarlo un po'. In agricoltura è essenziale, cioè c'è un aspetto, parlavo a novembre quando c'è stato un incontro all'Accademia dei Gergofili, di rischio nell'attività agricola di tipo relazionale che bisogna saper gestire, che non si può andare avanti più da soli, bisogna essere capaci di entrare in rete con altri. Quindi bisogna tener conto però che dobbiamo essere realisti, quindi siamo all'interno di un sistema economico, sociale che crea dei condizionamenti, come attese anche da parte dei cittadini, dei consumatori, eccetera. Io arrivavo poi a questa rappresentazione, che in realtà non è mia, ma dell'Accademia, del National Research Council degli Stati Uniti, di sostenibilità, dove l'idea è quella che appunto delle quattro gambe della sostenibilità, cioè la sostenibilità non è un trespolo, perché dal trespolo si casca e ci si fa anche male, quindi non è solamente il trespolo ambientale, ma non è neanche quello produttivo, perché quello produttivo ha portato in alcuni casi uno dei problemi di impatto ambientale negativo, non è solo quello economico, non è solo quello del benessere in senso lato, ma poggia su quattro grandi. Ma la cosa più importante è che, vedete quelle freccettine che vanno verso il centro? In realtà la sostenibilità è un percorso. È un percorso che deve partire da situazioni reali e concrete e tendere verso una sostenibilità maggiore, comprenda anche altri aspetti. E questa è una cosa importante da trattenere, a mio avviso. Quindi va valutata in senso dinamico. Quindi ci deve essere capacità di adattamento alle mutate condizioni che ci possono essere di differenti dimensioni spaziali. Poi parlavo di sostenibilità, l'approccio incrementale di trasformazione. E qui già ci avviciniamo alla questione dell'agricoltura rigenerativa, in modo più specifico. Perché
quella incrementale comprende pratiche produttive che possono migliorare la sostenibilità, e si parlava di minima lavorazione, agricoltori di precisione, piani di fertilizzazione, diversificazione culturale, cover crop, di cui io non parlerò perché c'è chi molto più autorevole di me parlerà, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti del suolo. Io entrai nel portone di Via Celoria 2, nella facoltà di agraria di Milano, nel novembre di 49 anni fa, però non ho fatto chimica del suolo e quindi mi astengo da qualsiasi, cioè, l'esame di chimica del suolo lo bypassai e quindi mi astengo da qualsiasi considerazione al riguardo. Erano altri tempi. E quindi conseguenze, necessità di diversi fattori, e qui concludevo dicendo che il ruolo della ricerca scientifica rimane fondamentale, e poi soprattutto che non esiste un'unica ricetta ma soluzioni diversificate che facciano comunque riferimento a una concezione corretta di sostenibilità. Quindi priorità di un'agricoltura intensiva ancorché sostenibile. Poi a novembre a Medioalpi, su indicazione di una comune amica, mi ha proposto di partecipare a questa giornata. Al primo momento io sono rimasto un po', ve lo confesso, un po' perplesso, nel senso che io di agricoltura rigenerativa ne sapevo ben poco, cioè l'ho sentito come termine ma non mi ero mai interessato della cosa. E quindi però ho accettato la sfida cercando di andare a vedere un po' di questioni. Allora, anzitutto è una definizione che lo diranno qualcuno meglio di me, non è nuova, è dell'inizio degli anni Ottanta, ma diciamo che è ritornata di moda, tra virgolette, negli ultimi anni. Quindi anche con un'accezione un po' diversa rispetto all'origine, devo dire. Di fatto è troppo presto per avere delle valutazioni economiche consistenti, anche perché è un approccio che richiede un periodo di tempo per poi per estrinsecare dei risultati tangibili. Ci sono dei case studies che possono essere anche interessanti, ma hanno una validità limitata perché riguardano una circostanza specifica. Ma questo è proprio l'interesse di questo approccio, che è molto specifico, caso per caso. Quindi è difficile da valutare da un punto di vista economico. Però possiamo avere qualche indicazione dall'analisi economica riguardo a certe tecniche, penso alle cover crop, allo zero minimum tillage, cioè alla lavorazione, alla riduzione della lavorazione, però quindi la somma spesso non fa il totale, cioè non si possono assommare le valutazioni economiche delle singole tecniche, perché si arriverebbe a degli errori, cioè bisognerebbe vedere nel caso specifico. Quello che sappiamo però è che c'è un lag temporale tra l'investimento o l'avvio del cambiamento verso l'agricoltura rigenerativa e il ritorno economico, peraltro incerto. Ho letto, andando girando sul web, per esempio c'è una dei casi che non più portati come agricoltura rigenerativa è quella della Chesapeake Bay Foundation è dove c'è l'estuario del Susquehanna, cioè praticamente tra Washington DC e Philadelphia, quindi tra il Maryland e la Virginia, dove tra l'altro è interessante perché è una zona particolare degli Stati Uniti, perché è vicina, perché sul Susquehanna ci fu l'incidente di Three Miles Island, l'incidente della centrale nucleare, quindi c'è una zona proprio di... E lì a un certo punto leggo che qualcuno dice che a fronte di un investimento di 37 miliardi di dollari si avrebbe un ritorno di 1.300. Dovrebbero attirare finanziamenti da tutto il mondo per una prospettiva di rendimento mai vista. Però vabbè, quindi lasciamo perdere queste amenità. Quindi di fronte a questa prospettiva bisogna accompagnare
la transizione verso l'agricoltura rigenerativa. Come? Allora, ci sono due strade. Una è quella del sostegno pubblico. Il sostegno pubblico dove passa? Passa attraverso gli incentivi. E c'è un problema, però, a livello europeo, in ambito PAC, a mio giudizio. Perché nella tradizione, nel modo di agire della burocrazia europea e di quella italiana, della burocrazia in genere, a dire la verità, si finanziano solo misure, tra virgolette, misurabili, si chiamano misure proprio perché sono misurabili, non progetti, come richiederebbe l'approccio rigenerativo. E quindi, e poi, si privilegia il finanziamento di tecniche già definite, escludendo possibili innovazioni. Nei piani di sviluppo regionale della scorsa tornata fu emblematico, per esempio nel caso della Lombardia, che non vennero accettati al finanziamento delle domande che riguardavano sistemi di irrigazione che, quando era stato varato il piano di sviluppo regionale, non erano stati ancora definiti, con tecniche non ancora definite, per cui erano tecniche nuove, non erano presenti nell'elenco, non erano finanziabili, perché la burocrazia lavora così. Quindi questo è un problema per l'agricoltura rigenerativa, vedremo come. Poi c'è il sostegno privato. Il sostegno privato a cosa passa? Attraverso il premium price, cioè un riconoscimento di un valore aggiuntivo a quel bene prodotto con una certa... L'agricoltura organica, da noi conosciuta in modo erroneo come agricoltura biologica, grazie a una furba operazione di marketing di qualche decennio fa. In questo caso però si richiede un coinvolgimento della supplice, della filiera, diciamo, nello sviluppo stesso dell'agricoltura rigenerativa, altrimenti può essere solo semplice operazione di marketing che lascia un po' il tempo che trova. Infatti non si tratta, documentandomi, non si tratta soltanto di una questione costi-benefici. Occorre mettere a sistema il percorso. Come? Creando delle piattaforme di analisi, di consulenza degli aspetti agrotecnologici attraverso l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale. E poi bisogna sviluppare nuove tecnologie coerenti con l'agricoltura rigenerativa. E adesso vi do qualche esempio molto veloce. Questa è una piattaforma che si chiama Ecosystem Service Market negli Stati Uniti, nata nel 2019, quindi recentissima. È una no profit. Ha creato un programma EcoHarvest per l'agricoltura rigenerativa. E qui tutto dove parte negli Stati Uniti, dalla questione dei crediti per il sequestro del carbonio, che lì stanno già diventando un mercato, mentre qui da noi se ne parla in modo ancora un po' astratto. Allora, no profit, rigore scientifico, molteplici mercati, non solamente quello del sequestro del carbonio, e poi attenzione soprattutto sul suolo. Questo è il percorso che è stato fatto, ma per ragioni di brevità non mi soffermo. Cosa c'ho ancora? C'ho ancora un po'. Quello che mi interessava vedere è questo. Questo è il panorama di questa piattaforma, di questa iniziativa. Sopra vedete chi ha iniziato quel percorso, che poi si è concretizzato in questa forma. Si va dall'USDA, cioè del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, ad alcune associazioni anche ambientaliste, dalla Nobel Research Foundation Institute, che è una delle principali istituzioni di ricerca in campo agrario no profit degli Stati Uniti, ma c'è dentro anche General Mills, quindi degli industriali. Questo è come idea di partenza. Un approccio molto che noi, da noi è poco conosciuto. Poi ci sono un circolo
di membri finanziatori. E qui vanno, vedete, ci sono dentro anche, anche qui l'associazione, ma soprattutto chi, a Milano si dice chi gaidane, cioè chi ha i soldi, chi può spendere, chi può finanziare queste cose. E qui vedete Syngenta, Cargill, Corteva, Nestlé, General Mills, ma anche, poi lo vedremo nel caso particolare, Nutrien. Chi è Nutrien? Per chi non è del mondo agricolo, Nutrien è il principale produttore mondiale di fertilizzanti. È l'ex Potash Corporation o Saskatchewan, lo dico per far vedere che so fare gli scioglilingua, canadese, principale produttore mondiale di potassio per agricoltura. Quindi, siccome la questione è anche quella dell'utilizzo dei fertilizzanti minerali, sembrerebbe in contraddizione con come Nutrien, poi vedremo che anche altri dei fertilizzanti si stanno muovendo in questa direzione e non in modo così, come dire, tanto per metterci il cappello, no, ma stanno muovendosi in maniera anche molto interessante. Tra queste volevo sottolineare anche la presenza di una, tra questi invece che sono i altri partner di questa società di cui vi parlerò fra poco, oltre al WWF e altre cose. Cos'è questo, questo Eco Harvest? Praticamente consente agli operatori agricoli di entrare, cioè di avere quegli input, quelle conoscenze, quelle, diciamo, quegli elementi che possono condurre a delle scelte ragionevoli, razionali, in base a una piattaforma molto sofisticata di, che fa la consulenza. I produttori non pagano nessuna tassa di sottoscrizione. Qual è il loro beneficio poi? Quello che i soci del mondo agroalimentare che fanno parte di questa organizzazione sono, come dire, incentivati a comprare da questi agricoltori per promuovere questo tipo di prodotti, cioè creare quindi un brand probabilmente nel futuro, dare un premium price. Vi dicevo, questa Regrow interessante perché nasce dall'acquisizione di Dagan, che è una società, piccola società del New Hampshire, da parte di un'altra società che è Fluorosat, che è una start-up australiana. E questi hanno messo insieme delle loro, le loro competenze e con, vi invito ad andare a vedere, io adesso non ve ne parlo perché se non finisco più, perché è una, è molto interessante. Tra l'altro il team di ricerca in larga parte è formato da giovani e soprattutto da donne, e devo dire la CEO è una donna, da fondatrice anzi è una donna ucraina, tra l'altro. E vabbè, e qui c'è poi tutta una serie di cose che si stanno muovendo, per esempio intorno, all'interno di questo si stanno creando, come dire, delle microreti, Syngenta, Cargill, McCain, produttrice di patatine, che vuole arrivare a produrre tutte le proprie, cioè utilizzare solo patate derivate dall'agricoltura rigenerativa, General Mills, Nestlé, Pepsi, e poi Walmart. Walmart c'è tutta una programma di agricoltura rigenerativa enorme. Perché? Perché intravedono una possibilità di andare incontro a una domanda da parte dei propri consumatori in modo razionale. Ma poi anche appunto quelle del sistema, cioè dell'industria dei fertilizzanti, quindi Nutrien, che sta collaborando sia con Bungi per quanto riguarda la soia, che con questa, anche qui interessantissima questa Cotex, una piccola società, società che ha sviluppato una tecnologia di rivestimento fisico non liquido
dei fertilizzanti, in modo da consentire un rilascio molto graduale e quindi evitare perdite dei fertilizzanti. Quindi molto interessante, va nella direzione del miglioramento della qualità del suolo e dell'ambiente. Ma anche Yara ha pubblicato tutto un paper di posizione sull'agricoltura rigenerativa. Yara è il principale produttore mondiale di fertilizzanti azotati. Quindi apparentemente è proprio il nemico. In Europa se ne sta parlando. Vi faccio vedere, questo un convegno, sarà la terza edizione, sarà il prossimo settembre, se non mi ricordo, in Olanda, male in Olanda, Amsterdam. Poi all'interno europea dei progetti di ricerca, dei focus group, si sta parlando, però io ho l'impressione che si sta poco quagliando. E c'è stata una posizione dell'EASAC, dell'Associazione Europea delle società di scientifiche dell'area agricola, interessante. E poi però anche questo AgriCapture CO2, che in realtà è un documento preparato dalla European Environmental Bureau, cioè gli stessi che hanno messo a punto il Green Deal e il Farm to Fork. E infatti compaiono, a mio avviso, nel documento, parla di agricoltura rigenerativa, eccetera, compaiono l'indirizzo è quello di creare, come dire, delle gabbie. Cioè andiamo a definire che cosa è consentito e cosa non è consentito. E che secondo me è molto pericoloso, ma è tipico in impostazione europea, quindi questo bisogna stare molto attenti. Cosa si può fare attualmente in Italia? Qui vado proprio alle conclusioni. Poco. Negli interventi del previsti nel piano italiano di attuazione della nuova PAC ci sono quattro, diciamo, misure, tipi di interventi che, diciamo, come dire, si sono attinenti all'agricoltura rigenerativa in modo più preciso. Sono il no tillage, il minimum tillage, le cover crops e la gestione dei fertilizzanti, la gestione dei fertilizzanti, che poi non è stato interpretato anche come riduzione, non necessariamente lo è. E qui però vediamo che ci sono situazioni totalmente differenti in Italia. La Lombardia ha in previsione di attuare tutte e quattro questi tipi di interventi. Viceversa, il Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, ma anche il Lazio, l'Umbria, zero. Nessuno di questi. E poi comunque è vero che sono consentiti l'addizionalità di queste misure, cioè si può partecipare una anche all'altra, ma in realtà poi sono delle richieste che vanno ognuna per conto suo, cioè non c'è questa dimensione di piano, di pianificazione, di progetto, che è necessaria per l'agricoltura rigenerativa, credo che poi chi mi segua lo chiarirà meglio di quello che ho fatto io. In sostanza, la mia conclusione è che bisogna vedere, rispetto a questa possibilità, se ci si muove tra realismo o idealismo, tra pragmatismo e ideologia, liberismo e dirigismo. Si possono anche mettere insieme questi termini, parlare di un ideale dirigistico, ideologico, non lo so, cioè... Purtroppo in Europa siamo molto sulla parte destra di questa rappresentazione, cioè si tende a voler definire sempre le TEA, le altre cose lo insegnano, cioè, definire sempre che cosa si può fare e cosa non si può fare, e questo è molto pericoloso soprattutto rispetto all'innovazione, perché l'innovazione, ci sono molte innovazioni che oggi non conosciamo ancora e sono in corso di realizzazione, per esempio questo qui del rivestimento dei fertilizzanti, nuovissimo. Cioè, come si fa a ragionare? Cioè, non si può definire a priori, si deve, diciamo, lasciare spazio. E in Europa qual è l'altra cosa che manca? Questa cooperazione tra pubblico e privato. E il mondo agricolo è ancora un mondo troppo corporativo.
quindi non è abituato a entrare in rapporto, come abbiamo visto negli Stati Uniti, con altri soggetti, se non come fornitore o cliente, ma questo vabbè, lascio il tempo che trova. Grazie. Grazie a te, Dario. Beh, ringraziamo molto il professor Dario Frisio, ovviamente di una stimolante, su più punti, stimolante comunicazione. Abbiamo anche scoperto, avete visto, che nutrie non è il plurale di nutria. Volevo dire che non ci sarà discussione, perché la discussione sarà alla fine, quindi non facciamo la discussione dopo ogni intervento, ma ricordo che ogni intervento deve stare entro i 20 minuti, altrimenti sforiamo il programma, quindi faccio questa esortazione a stare entro i termini. Passo immediatamente all'altra relazione tenuta da Luigi Sartori, ed è agricoltura rigenerativa, principi e tecnologie per la conservazione del suolo e il sequestro dei GHG. Grazie, grazie Presidente. Non riesco a trovare il cursore. Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sono molto onorato di essere qua, ma è anche un piacere da parte mia perché mi permette di condividere e ricordare una problematica che mi sta molto a cuore, che riguarda la perdita di suolo, che compromette qualsiasi attività agricola e che di fronte a questa problematica le altre questioni inerenti all'agricoltura assumono un'importanza secondaria. In Italia negli ultimi 40 anni abbiamo perso 3 milioni e 300 mila ettari, che corrispondono in pratica a un'estensione della Lombardia, non me ne voglia il professor Frisio, e dell'Umbria, e scompaiono per dare spazio a cose che sono molto più pericolose di una monosuccessione di mais, e che sono nuove abitazioni, strade, centri commerciali, eccetera, e che di fatto non rendono possibile un'agricoltura razionale e imprenditoriale. Inoltre, oltre alla perdita esterna, ci sono anche dei fattori che sono inseriti all'attività agricola e che causano una perdita qualitativa del suolo, che sono l'erosione. Noi perdiamo circa 5 tonnellate per ettaro ogni anno, che è il doppio rispetto agli altri paesi europei. In certe zone, in molte zone, abbiamo un contenuto di carbonio organico inferiore all'1%. Gran parte dei nostri territori sono a rischio compattamento, che è un fattore che danneggia di fatto il suolo, senza contare la salinizzazione, la perdita di biodiversità, le frane, alluvioni, che alla fine portano a desertificazione. È stato stimato che in Italia alcune regioni, soprattutto quelle meridionali, la Puglia e la Sicilia, sono ad alto rischio di desertificazione, che quindi non precludono di fatto un'attività agricola remunerativa. Ecco, quindi siamo di fronte, secondo me, siamo attorno al capezzale di un suolo che è malato, e a mio parere forse l'agricoltura rigenerativa potrebbe essere
una cura. Definizioni sono state già dette, ma dal mio punto di vista l'agricoltura rigenerativa è una strategia agricola che sfrutta i processi ecologici presenti in natura, che ci sono all'interno di un sistema agricolo, per migliorare la salute del suolo, produrre cibo e aumentare le produzioni, preservando, aumentando la redditività dell'azienda agricola. Da parte mia, della disciplina di cui mi occupo, l'agricoltura rigenerativa è in pratica un po' una continuazione dell'agricoltura conservativa, proprio per appunto rigenerare e contribuire a molteplici servizi ecosistemici. Guardando le varie definizioni mi sono accorto che l'agricoltura rigenerativa non dà delle gabbie, ma punta all'obiettivo, che è quello della salute del suolo, utilizzando tutti i mezzi possibili per raggiungere questo obiettivo. Di conseguenza, partendo dai tre pilastri dell'agricoltura conservativa, che sono quelli di minimizzare il disturbo del suolo, coprire il terreno e mantenere le radici libere, vive, si aggiunge anche il discorso dell'inclusione del comparto zootecnico e di quello forestale. Ecco, quindi la mia trattazione riguarderà essenzialmente le tecnologie che corrispondono grosso modo a questi cinque principi ispiratori, cominciando dalle tecniche delle lavorazioni ridotte, che è una categoria molto vasta che comprende tutte le alternative all'aratura, cioè all'inversione degli strati, partendo da attrezzature che non rovesciano gli strati e che via via, riducendo l'intensità, arrivano fino alle lavorazioni superficiali. Lavorazioni ridotte sono quelle tecniche che limitano la profondità di lavoro, limitano l'intensità di lavoro o il numero di passaggi, oppure tutte e tre di queste cose. Dal punto di vista, diciamo, ambientale, possiamo dire che le lavorazioni ridotte influiscono poco sulle rese, quindi non c'è molta differenza rispetto alle lavorazioni tradizionali, riducono i costi del 10%, non hanno potere sul sequestro di carbonio nel terreno o molto blando, ma si può conteggiare il fatto che, risparmiando gasolio sulle macchine, si riesce a ridurre le emissioni di CO2 rispetto alla baseline dell'aratura. La tecnica della non lavorazione conta macchine che sono già abbastanza mature. Si tratta di lavorare soltanto dove viene deposto il seme, e questa semplificazione si contrappone invece a una difficoltà tecnica molto elevata, e quindi a fronte di risparmi non indifferenti si contrappone il fatto che bisogna programmare questa tecnica già prima dell'inserimento della coltura precedente, gestire al meglio la questione delle malerbe e diciamo programmare e intervenire con tempestività. Ecco, queste difficoltà però, se vengono superate, portano a una riduzione dei costi, grosso modo un 25% rispetto ai costi totali, un 80% di riduzione del consumo di gasolio rispetto all'aratura, le rese, se fatto tutto bene, confrontabili per quanto riguarda i cereali autunno-vernini, la soia e forse anche il mais, se appunto viene eseguita in maniera corretta questa tecnica. D'altra parte si nota
in bibliografia e nelle esperienze che in campo un buon sequestro annuo di carbonio, che potrebbe oscillare tra 0,15 e 0,46 tonnellate di carbonio annuo per ettaro, e se alternata con l'aratura ogni 5 anni, questo riscontro è molto più basso. D'altra parte abbiamo minori emissioni di CO2 dirette per consumo di gasolio, mentre per quanto riguarda il protossido di azoto le risultanze, diciamo, bibliografiche non sono molto concordi. A corollario di queste tecniche ci deve stare la cura nel limitare il compattamento del terreno, cercando di diciamo, aumentare la capacità portante di questo, quindi migliorando ovviamente il contenuto di sostanza organica nel terreno, ma anche curando bene la tempestività di intervento. Altre possibilità sono quelle di usare pneumatici a bassa pressione o ridurre la pressione dei mezzi sul campo con cingolature o il telegonfiaggio, e anche una tecnica che ha molti sostenitori, soprattutto all'estero, che è quella del traffico controllato, cioè concentrare tutto il traffico in poche fasce, lasciando tutto il resto del terreno non compattato. Il compattamento è diciamo una problematica dell'agricoltura moderna, aumenta la densità, si aumentano i consumi di gasolio per le lavorazioni successive, quindi anche la potenza dei trattori, riduce l'assorbimento dei nutrienti e riduce le produzioni dal 10 al 30%. Non ci sono evidenze per quanto riguarda, anche se potrebbero essere intuibili, il sequestro annuo nel terreno di carbonio, però si riscontrano minori emissioni sia per quanto riguarda il consumo di gasolio e anche per quanto riguarda le emissioni di protossido di azoto, che in suoli non compattati vengono ridotti dal 20 al 50%. Altro corollario, la corretta gestione dei residui colturali. Qua c'è un grande fermento nel campo delle macchine agricole in questo settore, no? Sono macchine che provvedono a una gestione diversificata dei residui, che possono essere distribuiti su tutta la superficie, ridotti, sminuzzati, interrati oppure lasciati ancorati nel terreno. Quindi per ognuna di queste possibilità ci sono delle macchine apposite, come vedete, e che diventano sempre più accurate e precise anche per quanto riguarda la regolazione del lavoro e della profondità di lavoro. La gestione dei residui chiaramente riduce l'erosione, copre il terreno e quindi lo protegge dall'azione battente della pioggia, dalle temperature, si gestisce meglio l'acqua, modifica la biomassa microbica e l'attività degli enzimi. Rispetto all'asportazione dei residui si è notato un aumento del sequestro di carbonio nel terreno di circa 100 kg di carbonio all'anno, mentre non sono evidenti emissioni o risparmio emissioni rispetto a una gestione tradizionale del terreno. Anche per quanto riguarda le cover crop, le tecnologie si sono molto evolute e anche aggiornate. Qua si tratta di seminarle e di terminarle. Per la semina è ovvio che si va verso sistemi di semina diretta o semina su sodo, semina a spaglio con particolari accorgimenti, e oppure la trasemina sulla coltura principale. Per quanto riguarda la terminazione, se non vogliamo considerare la terminazione come mezzi chimici, molte alternative per quanto riguarda l'uso di mezzi fisici, quindi il calore, il vapore, l'elettricità, ma anche con diciamo, la terminazione
con un taglio, una trinciatura, oppure una allettatura o una lavorazione superficiale del terreno. Quindi varie possibilità. Anche qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. Le cover crop hanno un'azione più incisiva rispetto alla gestione dei residui, soprattutto per quanto riguarda il sequestro del carbonio annuo, in cui le sperimentazioni portano a dire che nelle colture erbacee si ha un miglioramento del carbonio con uno stoccaggio da 0,1 a 0,35 per le colture erbacee, sempre di tonnellate, mentre per i vigneti e i frutteti questi valori sono leggermente superiori. A questo però bisogna contrapporre una maggiore emissione rispetto alla baseline convenzionale dell'uso di mezzi tecnici, quindi gasolio e seme, per eseguire questa operazione. Le concimazioni organiche è la prima inclusione che riguarda il settore zootecnico e questa pratica dovrebbe essere considerata abbastanza attentamente, anche perché questa risorsa può essere da sostituire i fertilizzanti di sintesi. La distribuzione di letame, liquame o compost in genere favorisce la crescita delle piante, aumenta la biodiversità, ma d'altra parte provoca anche degli effetti non desiderati, come la presenza di elementi tossici, metalli pesanti, emissioni non solo di gas serra ma anche di ammoniaca e problemi a non finire che sono legati soprattutto al fatto che le aziende zootecniche sono concentrate e quindi la quantità di suolo su cui distribuire queste deiezioni molto spesso è inferiore rispetto alla quantità che deve essere distribuita. In ogni caso una concimazione con il letame porta a un aumento del carbonio del suolo molto, molto più evidente rispetto a quella del compost e ancora di più rispetto a quella del liquame, che ha un effetto più limitato rispetto ai concimi solidi. D'altra parte bisogna tenere in considerazione anche che maggiori emissioni si evidenziano in fase di distribuzione di questi prodotti devono essere tenuti in considerazione. Il pascolo turnato o razionale, che spesso viene incluso tra le possibili tecniche di agricoltura rigenerativa, prevede di ruotare la mandria all'interno degli appezzamenti con un alto carico istantaneo, ma con turni molto, molto veloci. Questo fatto, se programmato bene e inserito con una certa logica all'interno dell'azienda zootecnica, potrebbe ridurre i costi per la terminazione delle cover, ma soprattutto stimola la biodiversità e una rapida degradazione dei residui. Il sequestro di carbonio nel terreno, è elevato se si prevede un pascolo in rotazione permanente, cioè un pascolo turnato permanente, oppure se entra in rotazione l'effetto è leggermente blando. D'altra parte si evidenziano anche delle minori emissioni rispetto a un allevamento confinato, che riguardano soprattutto le emissioni di metano e di protossido di azoto.
Infine, sto arrivando alle conclusioni, quindi mi pare di essere giusto con i tempi, l'inserimento degli alberi, insomma, all'interno di un sistema agricolo, e questo consente, dove possibile, anche vantaggi che riguardano la fitodepurazione, la biodiversità, anche un contenimento di attacchi parassitari. Diciamo che generalmente dal punto di vista economico sembra che ci siano degli aumenti del reddito, perché in genere il LER, che è la superficie equivalente, no? Rispetto a una superficie completamente erbacea, è generalmente attorno all'1,4, per cui potrebbe essere vantaggioso in linea teorica. Sono necessari comunque degli approfondimenti sia per quanto riguarda la competizione radicale che gli effetti dell'ombreggiamento sulle colture. In ogni caso, il sequestro annuo per degli alberi su una superficie del 25% porta a sequestri anche notevoli di carbonio nel terreno, in più sequestri di anidride carbonica, perché viene immagazzinata nel legno degli alberi, ma questo sequestro è temporaneo e dipende dall'uso che se ne fa della biomassa che si ricava. Ecco, fatte questo veloce elenco, incompleto ovviamente, perché ognuna di queste tecniche andrebbe approfondita in maniera più dettagliata, ho portato questo esempio per vedere le potenzialità che potrebbe avere l'applicazione delle varie tecniche di agricoltura conservativa nel panorama italiano. Per fare questo ho in pratica sommato i sequestri nel terreno di carbonio con le emissioni in atmosfera di CO2 e ho trovato in pratica qual è il beneficio in termini di tonnellate di CO2 equivalente per ettaro per anno derivante da ogni misura. Questi vantaggi, questi risparmi, li ho applicati alle varie colture che sono presenti in Italia e alla relativa superficie coperta. Da questo esempio, che è un esempio puramente accademico, si evince come applicando in toto queste tecniche di agricoltura rigenerativa si riuscirebbe a arrivare alla neutralità carbonica per quanto riguarda le emissioni agricole, che in Italia sono grosso modo attorno ai 32 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, che corrispondono più o meno al 9% delle emissioni totali italiane. Ovviamente questa è soltanto una potenzialità, dipende questa potenzialità dalla percentuale di adozione delle varie misure nelle varie colture. Ecco, in questo caso, come vedete, ho applicato delle percentuali di adozioni prudenziali con questo esempio portano a una riduzione delle emissioni di circa 17 milioni di tonnellate, che rappresentano grosso modo la metà delle emissioni agricole. Ecco, questo per capire quale potrebbe essere l'entità dell'effetto dell'agricoltura rigenerativa sull'emissione di gas serra. Il sequestro di carbonio nel suolo
è una strategia vincente, aumenta la fertilità del terreno e garantisce il futuro dell'agricoltura, riducendo il tasso di arricchimento della CO2 in atmosfera. Le tecnologie per fare questo ci sono macchine, macchine accurate, precise, in grado anche di variare il loro modo di lavorare all'interno del campo, quindi adottano le tecniche di agricoltura di precisione, e il mercato delle macchine agricole sta riservando molta attenzione su queste pratiche. Un'altra cosa che ho notato è che se si dovesse fare una programmazione occorre preferire pratiche che sono meno efficaci ma facilmente applicabili, applicate su vaste superfici, piuttosto che puntare su pratiche molto efficienti ma che vengono applicate su superfici ridotte. L'adozione è un problema che riguarda essenzialmente, secondo me, a parte le problematiche che diceva precedentemente il professor Frisio, riguardano essenzialmente la formazione, l'informazione, e sono, diciamo, ed è il mezzo fondamentale attraverso il quale si possono diffondere e aumentare l'adozione delle innovazioni. È importante anche la sperimentazione. Unendo le tre cose, si potrebbe dire che il ruolo dei living lab, cioè degli ambienti in cui convivono e cooperano aziende agricole, sperimentazione, ditte private, è uno strumento molto efficace per riuscire a per riuscire a diffondere l'innovazione andando proprio a risolvere il problema puntuale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Luigi Sartori, e per cercare di guadagnare tempo passiamo subito all'intervento di Stefania Masci. T4U2, contributo delle nuove tecnologie di miglioramento genetico alla sostenibilità ambientale. Prego. Sì. Io preferisco parlare in piedi. E allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare gli organizzatori, l'Accademia dei Giorgofili e l'Accademia dei 40, in particolare grazie ad Amedeo Alpi che mi ha dato questa possibilità, perché io sono qui non soltanto come docente di genetica agraria dell'Università della Tuscia, ma anche come, diciamo così, in rappresentanza della Società Italiana di Genetica Agraria, che negli ultimi anni si sta adoperando veramente molto per quello che riguarda la comunicazione effettiva della ricerca. E quindi io, dato che siamo stretti con i tempi, bypasserei queste prime slide che riguardano il fatto che siamo tanti, che il cambiamento climatico ovviamente c'è, che questo ha degli effetti sull'agricoltura, e quindi, siccome ne abbiamo parlato abbondantemente, affrettiamo. Allora, passiamo al miglioramento genetico. E a me piace sempre cominciare, quando parlo di questo argomento, con questa slide. Non so se qualcuno di voi ha letto il libro Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, che è lo stesso autore di Alice nel Paese della Meraviglia, oppure ha visto il film La Regina Rossa. Comunque in questo film, in questo libro, il mondo va al contrario, il tempo va al contrario. Per cui c'è questa scenetta in cui la Regina Rossa prende per mano Alice e le dice: Alice, guarda che tu, se vuoi andare da qualche parte, devi correre, perché altrimenti vieni trasportata indietro. È come stare su un tapis roulant nel quale, se noi stiamo fermi, semplicemente veniamo trasportati indietro. Ecco, noi siamo in un mondo che cambia, nostro malgrado, e non possiamo assolutamente non prendere in considerazione questo aspetto. Per cui rimanere fermi all'attuale vuol dire semplicemente farsi trasportare indietro dalla corrente. E il miglioramento genetico rappresenta delle gambe, certo non è l'unico mezzo, però il miglioramento genetico è uno dei mezzi che ci permettono di correre e stare almeno nello stesso posto, se non andare avanti. Allora,
dato che immagino che molti non sono addetti ai lavori, volevo spiegare un po' come il miglioramento genetico viene condotto. Noi parliamo sia di miglioramento genetico classico, che è quello che non è considerato OGM, diciamo, mettiamola a breve, che miglioramento genetico avanzato, che comporta l'uso degli organismi geneticamente modificati, ma anche tecnologie avanzate molecolari. Comunque, dividiamo questo mondo, OGM non OGM. Allora, classicamente quello che si fa nel miglioramento genetico è questo. Noi abbiamo una varietà bella e buona, sviluppata un pomodoro che fa frutti buonissimi, bellissimi, che durano sul mercato, che hanno un grado di Brix elevato, eccetera. Purtroppo il cambiamento climatico ha generato una sensibilità a un certo patogeno e questa varietà di pomodoro, questo è un po' quello che è successo anche col San Marzano, questa varietà di pomodoro è diventata sensibile a quel patogeno. Che facciamo? La perdiamo? No, andiamo a cercare nelle, diciamo, specie correlate al pomodoro oppure nella stessa specie ma in altre varietà se esista qualche resistenza e la troviamo per esempio in una varietà di pomodoro bruttarella, schifosetta, però c'ha quella caratteristica. Che facciamo? Le incrociamo e i figli, quella che noi chiamiamo la F1, avranno come noi il 50% del patrimonio genetico del padre e il 50% della madre. E quindi la varietà non è più quella bella e buona perché ha molto dell'altro genitore brutto e cattivo che però c'ha quella caratteristica in più. Allora che facciamo? Cominciamo a reincrociare, cioè prendiamo questi figli e li incrociamo col genitore bello e buono, selezionando però sempre per la presenza del gene di resistenza. Tutto questo, per fare questo occorrono 6-7 generazioni, quindi a seconda della specie che noi vogliamo migliorare occorrono tra i 10 e i 30 anni. Se lavoriamo col frumento, che è la specie con cui lavoro io, 8-10 anni possono essere sufficienti. Se uno lavora con il pioppo, con un albero, là parliamo di altri tempi. Quindi otteniamo questo risultato, ma in tempi molto elevati, molto lunghi. La stessa cosa la possiamo fare attraverso la mutagenesi. La mutagenesi è una tecnica considerata classica in cui noi cerchiamo di indurre della variazione che potremmo trovare in natura, ma in quel momento non la troviamo, e quindi la induciamo e la selezioniamo, poi la incrociamo e facciamo lo stesso lavoro, stessi tempi della tecnica dell'incrocio che abbiamo visto prima. Poi c'è la tecnica OGM classica. La OGM classica, prendiamo un gene da una specie che non ha niente a che fare, che non ci si incrocerebbe mai con la specie di appartenenza, con la specie di origine, per esempio il mais BT, il mais che resiste alla piralide, là il gene proviene da un batterio, e lo mettiamo dentro, ce lo forziamo all'interno di questa varietà. E anche qui i tempi sono piuttosto lunghi, perché anche qui sono necessarie delle operazioni di, diciamo così, di pulizia e di ripristino della varietà iniziale. Anche qua siamo sugli 8 anni. Poi abbiamo queste tecnologie nuove, le tecniche TEA, che mi sono dimenticata di dire, vogliono dire tecniche di tecnologie di evoluzione assistita. Io poi ho intitolato T4U2, perché parafrasando il film e il musical, tanto per se no non si capiva il motivo, perché noi anziani lo sappiamo, ma le persone più giovani non lo capiscono. E perché le TEA sono per tutti noi, di fatto, era quello che volevo dire. Queste tecniche TEA invece di fatto sono delle tecniche di mutagenesi senza usare agenti mutageni. In pratica viene inserito all'interno della, diciamo così, della pianta, la faccio veramente molto semplice, una macchinetta che è fatta da proteine RNA che individua il sito che va cambiato, lo taglia e lo sostituisce con un'altra cosa che però è una qualche cosa che potrebbe essere o che è presente proprio già in natura. Semplicemente se noi lo facessimo con le tecniche di cui sopra ci metteremmo 10, 20, 30 anni per ottenere una varietà. Con questa tecnica io teoricamente in un'unica generazione riesco a ottenere una pianta bella e buona, il pomodoro bello e buono, in cui però quel gene che dà la resistenza al patogeno è stato cambiato perché magari era in una forma che non rendeva resistente la pianta e l'ho fatto cambiare, l'ho reso resistente.
Quindi l'ho fatta veramente breve per farvi, però, per dirvi questa cosa. Di fatto, tutte le tecniche che vi ho detto comportano un cambiamento del, cioè un inserimento di DNA, che sia attraverso l'incrocio in cui io metto il gene, che sia attraverso l'OGM in cui proprio ce lo prendo fisicamente il gene e ce lo metto dentro, che sia una tecnica di mutagenesi in cui io attraverso un agente chimico o fisico cambio una base del DNA, o che lo faccia attraverso questa macchinetta proteine RNA, il risultato è lo stesso, cioè noi otteniamo un cambiamento del DNA. E d'altra parte il cambiamento del DNA è alla base della biologia, cioè noi siamo il risultato del cambiamento del DNA, della ricombinazione del DNA e anche di cambiamento che abbiamo ereditato dai nostri genitori. Quindi il problema è che, e sono i tempi, perché con le tecniche classiche io posso ottenere lo stesso risultato però in tanto tempo, e questo vuol dire costi. Vuol dire costi in termini di tempo, vuol dire costi in termini di manodopera, vuol dire costi in termini di spazio, perché c'è oltretutto per alcune crop in particolare un lavoro manuale notevole di cui non si può proprio fare a meno. Quando io devo incrociare devo emasculare, devo rendere sterile quello che io uso come femmina, e spesso questo va fatto a mano. Allora, dato che tutto si basa sul DNA, se io conosco questo DNA che devo andare a cambiare, o metto questo DNA dentro tramite le tecniche classiche, o ce lo metto dentro tramite quelle innovative, alla fine sempre di DNA si tratta. E di fatto queste tecnologie si chiamano tecnologie di evoluzione assistita, perché di fatto è quello che succede in natura, l'evoluzione agisce in questo modo, solo che lo fa in tempi molto lunghi, lo fa attraverso una selezione naturale, è assistita perché qua noi acceleriamo questo processo di selezione andando a selezionare, proprio a scegliere quello che a noi più ci interessa, e quindi semplicemente accelerando questo processo. Quindi di fatto le tecniche TEA sono delle tecnologie di mutagenesi in cui noi introduciamo una mutazione che potrebbe avvenire o addirittura è già presente naturalmente, si dice, nel pool genico di quella crop. Allora, queste tecnologie sono venute molto alla ribalta 3 anni fa, 4 anni fa, quando nel 2020 le due ricercatrici, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, hanno vinto il premio Nobel per la chimica per la scoperta proprio del sistema, questa macchinetta proteine RNA che si chiama, quella più usata, e la tecnologia si chiama CRISPR-Cas9. È quella, diciamo, la tecnica TEA più utilizzata. Loro hanno vinto questo premio per la chimica per le enormi applicazioni, soprattutto in campo umano, di questa tecnologia. E il mondo dell'agricoltura ha subito intuito l'importanza di queste TEA, tanto che qualche anno fa, 3-4 anni fa credo, l'informatore agrario dedicò un numero speciale alle TEA, tecnologie di evoluzione assistita, che è un termine che usiamo solo noi italiani, in realtà si chiamano tecniche di editing del genoma. Queste tecnologie di evoluzione assistita sono state l'oggetto di questo numero speciale dell'informatore agrario, in cui nei vari articoli viene proprio riportato il fatto che TEA e OGM sono cose diverse. Come vedremo, si fanno allo stesso modo, ma il risultato è completamente diverso. E viene riportato in questo numero come le TEA permettano di fare un miglioramento genetico preciso e molto veloce, e come alla fine, pur essendo fatte con le tecnologie OGM, perché le tecnologie di inserimento di questa macchinetta sono le stesse che si utilizzano per fare il mais BT o la soia resistente al glifosato, ma il risultato è che mentre nel mais BT c'è il gene di resistenza alla piralide, che è un gene batterico, o nella soia resistente al glifosato c'è il gene che rende resistente al glifosato, che è anche un gene batterico, permesso che per me non c'è nessun problema, cioè questi, comunque anche i veri OGM non hanno nessun problema dal punto di vista biologico, nelle tecniche TEA in realtà poi di trasgenico dentro non c'è niente, perché questa macchinetta viene rimossa, è transitoria,
quindi rimane solo la mutazione. Proprio in questi giorni, è cosa recentissima, è venuta alla ribalta in Italia, e su tutti i giornali, Deborah Piovanna ne sa qualcosa, questa notizia. Il riso, in Piemonte, in Lombardia, è una coltura molto importante e d'altra parte ha il problema del brusone, che è determinato da un fungo, magnaporte o piricularia orize, che danneggia fortemente queste colture di riso. Ora, l'Università di Milano, gruppo di Fornara e Brambilla, avevano già anni fa identificato una serie di geni, che sono questi, che se opportunamente mutati potevano dare la resistenza al brusone, e quindi hanno fatto queste TEA, le hanno applicate a una varietà particolare del gruppo arborio e hanno ottenuto una varietà di tipo arborio resistente al brusone. E poi sta cosa se la sono tenuta nel cassetto, perché non ci potevamo fare niente, perché in Italia, come in altri paesi europei, queste TEA sono considerate OGM, perché il sistema di introduzione della macchinetta è lo stesso del sistema OGM. Invece, recentemente, sempre il 9 giugno del 2023, è stato emanato il cosiddetto decreto siccità. Questo decreto siccità è un decreto che permette di effettuare la sperimentazione di OGM in generale in campo, se questi OGM hanno un effetto positivo particolare sul cambiamento climatico. Quindi, sfruttando questo decreto siccità, l'Università di Milano ha richiesto la possibilità di sperimentare in campo, e sto parlando di 28 metri quadri, con 400 metri quadri di tampone all'esterno, 28 metri quadri, ha chiesto la possibilità di poter coltivare e testare questo riso in campo, e questa cosa ha fatto notizia, perché è la prima volta in assoluto che viene richiesto finalmente dopo anni la possibilità di sperimentare in campo, perché noi qua parecchi, insomma, lavoriamo in agricoltura, tutti lo sappiamo che un conto è il laboratorio e un conto è il campo. Io posso dimostrare che il riso è resistente al brusone nella mia camera di crescita, ma quando lo metto in campo può succedere di tutto. Quindi la sperimentazione in campo è strettamente necessaria, e se non ci danno la possibilità di sperimentare in campo è perfettamente inutile. Questa cosa ha fatto veramente notizia, tanto che, appunto dicevo, è venuta fuori su tutti i giornali, e la cosa che è venuta fuori è il fatto che, soprattutto, che non c'è contraddizione tra biotecnologia ed ecologia, perché, soprattutto in questo caso, per chi ha dei problemi col DNA estraneo, anche se, come dico sempre io, noi siamo OGM, noi esseri umani siamo OGM, per chi ha questi problemi, perché di fatto le TEA non contengono DNA estraneo. Ma vediamo un po' oltre il riso brusone quali sono le applicazioni di queste TEA. Una cosa molto importante, per esempio, è la coltura dell'uva da vino in Italia. Noi abbiamo tanti vini a marchio di qualità, e sapete che i marchi di qualità, soprattutto il DOCG, ha delle regole, diciamo, dei parametri qualitativi, dei criteri che sono rigidissimi, disciplinari, sono rigidissimi, e nel disciplinare c'è anche l'integrità genetica della varietà. Allora, quest'anno chi ha fatto uva lo sa benissimo che c'è stato il problema della peronospera, c'è stata una moria enorme, non c'è stata proprio quasi produzione per alcuni casi. Però il gene di resistenza alla peronospera è già, diciamo così, presente nell'uva. Va soltanto modificato quella piccola base nel DNA per poterlo rendere resistente. Allora, queste resistenze sono già presenti in altri tipi di uva, quindi noi potremmo incrociamo e selezioniamo. Certo, però quel vitigno di Sangiovese che serve per fare il Brunello di Montalcino, che ha quella costituzione genetica, si altererebbe, perché nel momento in cui incrocio il mio genoma si stravolge, quindi non ho più l'integrità genetica. Poi, nella migliore delle ipotesi in cui io riesco a reincrociare, questa cosa è fattibile nell'arco di 10-20 anni, quando
arriviamo, come si chiama, a Babbo Morto. A Viterbo si dice arrivi dopo le foche, perché a Viterbo c'è la macchina di Santa Rosa e alla fine ci sono i fuochi di d'artificio, e quando la gente arriva in ritardo è dopo le foche, perché a Viterbo è tutto inè, viene detto, tutto in, al femminile. Quindi noi arriveremmo, come si dice a Viterbo, dopo le foche, arriveremmo veramente a Babbo Morto. Invece le Tea permetterebbero di cambiare queste, quest'uva, queste viti, attraverso una semplice opera di mutazione sitospecifica in brevissimo tempo. E sono quasi, sto quasi concludendo, di fatto a me sembra un assurdo, ma le Tea e l'agricoltura biologica o organica, come correttamente ha detto, come correttamente ha detto il professor Prisio prima, non sono assolutamente un ossimoro, anzi è il contrario. Chi meglio del mais BT è, può essere cresciuto in biologico? Per dire, questo è, non sono Tea, il mais BT non è Tea, è vero OGM. Chi meglio del mais BT può essere cresciuto in biologico? Quale l'uva che resiste alla peronospora potrebbe essere cresciuta in biologico? Potremmo avere dei vini in biologico veramente tali. Quindi non è assolutamente un ossimoro. Questa cosa, diciamo, l'importanza di queste tecnologie è stata recepita anche a livello ministeriale. Quando sono arrivati i fondi del PNRR, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha fatto partire i cosiddetti centri nazionali, tra cui il Centro Nazionale Agritech, che è di fatto il più grande progetto finanziato sull'agricoltura in Italia dal dopoguerra. Quindi, e il progetto Agritech promuove lo sviluppo di tecnologie innovative nell'agricoltura. Naturalmente non soltanto il genome editing, non soltanto le Tea, ma tutte le tecnologie innovative. Vediamo come vengono considerate le Tea nel mondo. Da noi sono considerate OGM, in altri posti sono considerate OGM se c'è DNA estraneo, in altri in alcuni paesi come gli Stati Uniti, che siano OGM o no, non gliene frega niente a nessuno. La faccio breve. Da noi la legge è questa. Oggi, e ve lo faccio vedere perché ci tengo particolarmente. Questa è la definizione del 2001, che è ancora attuale. OGM è un organismo, con l'eccezione dell'essere umano, leggete bene, con l'eccezione dell'essere umano, in cui il materiale genetico è stato alterato in modo diverso da quanto avviene in natura con la riproduzione e o ricombinazione genetica naturale. Quindi è il metodo e non il risultato che fa la differenza. Ma se la pianta ottenuta per Tea alla fine non ha assolutamente nessun DNA estraneo all'interno, tanto che c'è un problema di tracciabilità, ne parlavo prima con Marta, Giulia, Madonna, vabbè, niente. Con Giulia, non c'è proprio possibilità di tracciarle, perché non c'è DNA estraneo, non c'è. Quindi se le Tea non hanno DNA all'interno, ha senso dire che le Tea sono OGM solo perché per introdurre la macchinetta uso gli stessi sistemi che uso per fare i veri OGM? Allora, vi faccio vedere questa slide che ho preso da un sito, spero che non mi arrestino, per fecondazione assistita. Allora, la fecondazione assistita comporta varie tecniche, tra cui la tecnica dell'ICSI. Sicuramente, magari i nostri figli o persone che conoscete sono nate con questa tecnica. Ma la tecnica dell'ICSI consiste, come sta riportato qui, nell'introduzione del materiale genetico dello spermatozoo maschile in un'ovocita che è stato preso dalle ovaie della madre in esterna e poi reimpiantato. È un qualche cosa, è esattamente quello che si fa per alcune tecnologie OGM. Si fa all'esterno quello che dovrebbe avvenire all'interno. L'uomo, infatti non a caso c'è scritto ad eccezione dell'essere umano, perché l'uomo non è, un uomo nato con l'X non è considerato OGM. A livello legislativo, le ultime due cose ci sono. Le piante, a livello legislativo di recente c'è stata, diciamo, una sentenza storica, diciamo così, della Commissione europea, che prevede il fatto che esistano due tipi di Tea, quelle che vi sto dicendo io, cioè quelle che non hanno DNA estraneo, che chiamo NGT1, e le NGT2, che sono una via di mezzo. Va, facciamola veloce, vedo che Amedeo sta e quindi vado veloce. No, ma la cosa è interessante. Allora, il 7 febbraio il Parlamento europeo ha accolto la proposta della Commissione europea di considerare le piante NGT1, che sono queste che sono le Tea di cui ho parlato io, come piante non OGM. Il riso resistente al blusone è una NGT1.
Non è passata proprio a pieni voti, perché comunque 307 con 263, no, però insomma comunque era una maggioranza netta. E adesso la cosa sta andando avanti e la cosa importante è che il fatto che queste TEA possano essere, non dico che sono la soluzione, che sono la panacea, naturalmente sono un contributo all'agricoltura del futuro, però lo stanno capendo anche le organizzazioni sindacali storicamente contrarie alle biotecnologie, agli OGM, per esempio anche COP, che non è un'organizzazione sindacale, però COP, la cooperativa, questa non c'entra, la COP Biotech, che non c'entra con le cooperative, afferma che bisogna dare il sì all'NGT per un'agricoltura sostenibile. La Lega COP Biotech invece dice che per far mangiare le persone e adattarsi al cambiamento climatico ci serve la genetica, finalmente, era ora. Quindi le tecnologie di evoluzione assistita, per concludere, hanno soltanto il vantaggio di fare in breve tempo quello che la natura fa in lungo tempo e quindi di fatto permettono anche di utilizzare minori input energetici, permettono di utilizzare una minor quantità di fitofarmaci perché, vi dicevo, le piante possono resistere ai loro patogeni e quindi di fatto rientrano perfettamente nella definizione di piante per l'agricoltura rigenerativa. E quindi concludo, di fatto le piante del futuro non possono fare a meno del miglioramento genetico e delle TEA in particolare, perché altrimenti, se rimaniamo sul tapirulan fermi, prima o poi ritorniamo indietro. Molto bene, ora io qui sul programma vedo pausa. Cosa facciamo? Facciamo pausa? Facciamo magari, ecco, prima di sciogliersi per pochi minuti, volevo dire che queste cose che abbiamo detto, soprattutto avete sentito Stefania che ci ha parlato di come le cose si fanno all'interno delle serre, del chiuso, e poi il problema grosso è avere l'autorizzazione per andare in campo, e sembra su questa straordinaria storia del brusone, antichissimo problema del riso, che insomma si sono fatti dei passi giganteschi, quindi probabilmente no, il permesso è ottenuto per andare in campo. È un problema vecchio, amici, sapete, a Pisa abbiamo la fissazione di Galileo, perché Galileo lì è nato, poi ha avuto un percorso padovano, e lui si trovò meglio a Padova che a Pisa, va detto. Galileo, quando venne a Roma, fu un viaggio tragico per lui, perché pochi anni prima un certo Giordano Bruno non è che finì tanto bene. E quindi lui viene, e quando Bellarmino, il clou è quello, Bellarmino gli fa, a proposito delle piante dentro o fuori, Bellarmino gli fa: Galileo, ma guarda che Copernico era già arrivato anche a noi, quindi ti potevi esprimere a noi, ma no a tutti. Giocando sulla cosa, vabbè, pausa di pochi minuti, mi raccomando. Prego, prego, scusate un attimo. Se volete un caffè, fate due passi e arrivate fino alla limonaia, proprio interno al parco. Interno al parco, prendete sulla vostra destra uscendo.